guys, Cotto here e benvenuti su un nuovo video di Punishing Grey Raven. Questo gioco è uscito da poco più di 24 ore e abbiamo già un nuovo evento che ci dà ticket, ci dà skin e vari materiali molto molto utili, soprattutto in early game. Inutile dire che se avete qualche problema, qualche domanda, scrivetela qui sotto nei commenti e cercherò chiaramente di aiutarvi o farci un video sopra. Vi ricordo inoltre che abbiamo il nostro Discord, discord.gg/cotoletta, entrate nel caso vogliate giocare con altre persone ed entrare a far parte della nostra community. Ma ora, senza perdere altro tempo, lasciate like ed iscrivetevi nel caso non l'abbiate ancora fatto e noi ci rivediamo dopo la sigla. Allora, abbiamo l'Energy Recovery Operation. In cosa consiste? Consiste praticamente nel giocare alle slot machine. Abbiamo delle monetine dell'evento che noi riusciremo a recuperare grazie alle task, sia daily sia cumulative, ovvero che vanno per tutto il periodo dell'evento. Le daily sono molto molto semplici: loggare una volta, fare uno stage, fare tre stage, usare 60 di serum, che sarebbe la stamina, e usare 150 di stamina. Ogni quest ci darà 20 di questi cell battery e noi con queste cell battery riusciremo a giocare, diciamo, alla slot. Ora, per dimostrazione, prenderò questo login, prenderò appunto le mie 20 coin e potrò fare un tentativo. Allora, abbiamo sia il detector normale, che è questo qui, sia il wide range detector, che costerà di più, ma è possibile utilizzarlo solo quando avremo già clearato tutti i reward presenti appunto in questo detector normale. Le regole sono semplici: avremo 3 nanami garantite ogni 10 detect e da seconda di quello che ci esce avremo delle ricompense diverse. 3 simboli differenti, 250 punti, 2 simboli uguali, 270 punti, 3 simboli uguali che non sono nanami, 300 punti, 3 nanami, 500 punti. Detto questo, detect, vediamo cosa ci esce. Ah, devo cliccare, ok, clicco 3 volte. Attenzione, no, vabbè, 270 punti. Ok, ok, 270, perfetto, perfetto. Guardiamo un secondino i reward. Abbiamo il weapon enhancer, abbiamo questi cosini qua che sono per le skin, abbiamo questo che penso che sia una decorazione per il nostro dormitorio, abbiamo i memory enhancer chiaramente, abbiamo 80 di questi basic weapon ticket, abbiamo cog pack XL che ci dà 10.000 cogs dei bulloni, continuiamo con 10 chip per gli skill point, poi questo che cos'è? Precious gift box. Ok, sono dei regali a caso. Ok, poi vediamo cosa ci troveremo. Poi questo è per l'exp dei personaggi e qui abbiamo una singola sul banner evento. Ok, andiamo un secondo a vedere le ricompense del detector wide range. Partiamo subito con 5 memory enhancer, 3 di questi major overclock alloy che servono appunto per overclockare gli equipaggiamenti. Abbiamo un bellissimo riquadro di Celica, sempre chiaramente da dormitorio, presumo. Poi abbiamo 6 weapon enhancer, come si torna dietro così. Abbiamo 100 basic construct ticket, quindi banner permanente, ragazzi. Poi cogpack XXL, che sono 200.000 bulloni. 3 coating blueprint che servono appunto per le skin, ve lo ripeto. 50 memory shard di livello 6 per i memory chip. Andate a recuperarvi il video di prima per sapere che cosa fanno questi memory shard, ragazzi. Inoltre abbiamo una singola sul banner delle armi e dulcis in fundo abbiamo una skin per Karenina. Allora, per essere il primo evento rilasciato dopo praticamente un giorno della release del gioco, va benissimo, da un sacco di roba che ti aiutano nell'early game, come appunto weapon enhancer, memory enhancer, delle pulline gratis, una skin, quindi veramente presumo che quale skin ce le tireranno dietro, cosa che adoro. Mi raccomando, ditemi cosa ne pensate voi nei commenti di questo gioco e di questo evento. Io vi ricordo che streamo ogni sera alle ore 21 su Twitch, link in descrizione, andate a lasciarmi un follow e venite a salutarmi questa sera, mi raccomando ragazzi, alle ore 21, ve lo ripeto. Inoltre lasciate like ed iscrivetevi nel caso non l'abbiate ancora fatto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Cotto, out!